Ciao a tutti, eccomi tornata con un nuovo video un po' speciale perché è un video prova su strada, ma di prodotti strani, nei prodotti che ho sempre visto nel web ma che ero curiosa di provare. Allora ho fatto un ordine da AliExpress dove c'erano, sono andata a cercare un po' le cose più famose tra virgolette che avevo visto sul web e adesso voglio provarle con voi per vedere se funzionano davvero, se fanno davvero qualcosa oppure no. E vi faccio vedere che cosa sono, perché sono, lo so, non vedevo l'ora di fare sto video perché volevo troppo provare queste cose. E queste qui, che sono tipo quelle cose che si mettono qua sotto gli occhi. Poi questa qui, che è tipo quella per la... secondo me questa qua è... funziona neanche a morire, però vabbè, l'ho comprata, l'ho tipo pagata 30 centesimi, costano pochissimo le su AliExpress per quello che le ho prese. Comunque faccio vedere anche le marche se magari vi interessano, se volete proprio queste. Collagen Crystal Eye Bag Mask, ma non capisco quale sia realmente la marca. Poi questa qua è, sono, la marca è questa qua, Pilaten. E ho notato che in tante, cioè ci sono tante cose di questa marca, infatti per sbaglio, cioè non è che l'ho fatto apposta, ho preso un'altra cosa sempre dalla Pilaten, che è questa qui, che è la Black Head, la maschera per i punti neri, quella nera, e non ho preso il barattolino semplicemente perché non mi interessa, cioè nel senso era solo per provare, no? E poi l'ultima è questa qui, che quando l'ho vista ho detto no, questa la voglio assolutamente provare. C'era anche la labbra di scimmia mi sembra, ma non mi interessavano più di tanto perché avevo già questa qua da provare. E questa qua, vabbè, il Pig Nose Clear Blackhead, boh. Questo qua, allora le proviamo tutte insieme, però dato che queste qua sono tutte e due per i punti neri, questa qui ve la farò vedere in un altro giorno, però comunque è sempre montato in questo video. Quindi iniziamo subito perché sono stracuriosa. Allora, tiriamo indietro i capelli e iniziamo con queste. Allora, queste qua, c'è dentro tipo un liquidino, quindi faccio un attimo di attenzione. Ho aspettato un po' a fare questo video naturalmente perché volevo che mi arrivassero prima tutto e poi provarle con voi. Comunque questa qui c'è tipo un liquidino dentro, boh. Cioè se le toccate sono stranissime. Ok, cercando di non infusarmi. Ok, che figo. Oddio, guarda la fase dell'occhio però. Ok, la prima volta che la metto è stranissima. Ok, andiamo a mettere l'altra. Oddio, è proprio troppo strano. Sono strane. Aiuto. Dobbiamo aspettare un po'. Quindi... no, no! È sceso un liquidino. Vabbè. Se bisogna scusare circa un 15 minuti. Cioè, quando non è che c'è scritto, ci sono i disegnini. Andiamo a fare questa qua perché sono troppo curiosa. Non vedevo l'ora per questa qua. Prima parte, ma io non so come si fa, è scritto tutto in cinese, come faccio? Vabbè, io... oddio, ma ci sono liquidini ovunque, ma che cos'è? Allora, che io sono, cioè, comunque passo sul letto. Tocco. E questo cosa devo farci? Non l'ho capita. Questo qua sarà tipo quello a stretto. Ah, ecco, qua c'è scritto qualcosa. Ah, 10-20 minuti di questo. No, 15-20 minuti di questo. E di questo 10-15 minuti. E questo invece... ah, vedi, ci sono proprio i colori. Questo invece... non c'è scritto niente. Beh. 15-20 minuti questo coso. Ok, ci vediamo tra 15-20 minuti. Ok, eccomi tornata, sono passati più o meno 15 minuti e adesso tiriamo via tutte e due, sia questa qua sia questa qua. E per il momento il primo strep qua è tipo una sorta di maschera. Infatti adesso praticamente è quasi asciutto. Cioè, è quasi asciutto qua, dove era l'esterno no,
però all'interno un po' sì, non so se devo tenerlo su ancora un po', però boh, mi sembrava abbastanza. Seguiamoli anche queste qui. Allora, queste qua, boh, nel senso non so bene cosa dirvi, non mi sembra niente di che, cioè hanno messo su il collagene e via, cioè, mentre questo qui sentivo che tipo faceva il suo lavoro, sentivo che qua soprattutto un pochino punzecchiava. Facciamo la seconda parte, quindi il secondo strap. Secondo strap, ma che carino, è tipo rosa. Oh, ma è dolce, no, guardate dietro, è rosa. Oh, ma che carino. No, vabbè. Che buono profumo di rosa, è rosa e profumo di rosa. Ok, messo, e dovete fare un po' come gli strap, tipo quelli della Nivea, quella di Essence, uguale. Vediamo un po', dobbiamo aspettare 10-15 minuti anche qua. Sono passati altri 10 minuti, anche un po' di più, e adesso tiriamo via. Aspetta, cosa viene? Cosa bellissima che profuma tutto il tempo di rosa. Ah, non si stacca. Ah! Sfasciato il naso. Qualcosina c'è, cioè qualcosina che ho tirato via, a parte che io non ho tantissimi punti neri, perché queste cose le faccio sempre per evitare di averne, però effettivamente già è molto più morbido, quindi il suo lavoro lo sta facendo. E come questa cosa qui del naso da maniera è proprio forte, cioè non pensavo, è davvero bella. Adesso quindi ultimo step. Ok, e questo, ah ok, c'è tipo la parte che lo copre, e questo qua invece è quello che si mette, è una sorta di coso come quelli che c'era sotto il collagene, soprattutto la parte in cui devo metterlo. Oh, oh che bello, bello bello. Guardate, scivola. Non ci sta, ok. Molto forte, molto bello. E mettiamo l'ultima cosa, che è questa qui. Non rovesciarti. È uguale a quello del collagene, però più spesso. Prima, no. Si è rotto. No, raga, si è rotto. Oh. Vabbè, tanto lo devo mettere sulle labbra, chi se ne frega. Ok. Allora, l'avrò tenuta su 5-10 minuti massimo. E anche questo qua tirano via, che è zuppo. Però ha fatto bene a tenerlo su un po', perché è ancora zuppo, tra parentesi. Mentre questa qua mi pizzicava un pochino quasi all'inizio, poi però basta. Non è che profumi più di tanto, si è anche sfasciata tutta, pur non toccandola, non lo so se è sfasciata a caso. Ok, adesso è passata più o meno una settimana, volevo provare questa qui. Oddio, è strana, tutta nera. Ok, allora. Ah, ciò che lo metto sul naso e sul mento. Dove sono i punti più importanti, no, da mettere? Ok, allora ci vediamo tra più o meno 10 minuti, comunque quando si secca poi vi dico. Comunque ha un buon odore. È ora di tirarla via, e l'ho tenuta su tantissimo, quasi mezz'ora, perché ho detto siamo sicuri che sia asciutta al 110%, quindi iniziamo dal mento perché tira tanto. Voi non sentite niente. Qua non c'è niente. Proviamo qua. Ah, qualcosina sì. Qualcosina, ma niente di trascendentale, ragazze. Quindi, cioè, sinceramente non è tutto sto granché. Ho preferito quella delle
del naso di maiale, mi ha tirato molto di più quella del naso di maiale che questa qui, sinceramente, quindi bocciata, secondo me è bocciata, no, quindi voto per questa qui, io direi un 5, 5 e mezzo perché qualcosa ha fatto. Concludendo, allora, queste qui, boh, io essendo giovane, cioè è molto liscio adesso sentendo e quindi no, non è male. Se dovessi dargli un voto, 6 e mezzo, 7 proprio, regaliamo il 7. Per questa roba qui gli do un 4 perché proprio no, non mi è servito a nulla. Mentre il naso di maiale gli darei un bel 8 e mezzo, 9 quasi, perché è davvero forte, davvero davvero bello. E se c'è il full size e lo trovo, me lo prendo perché è davvero figo, perché adesso il naso è morbidissimo e poi adesso andrò a vedere in che situazione è il naso, ma già prima stavo un po' sbirciando e non è niente male. Con questo il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, se sì un mi piace, così almeno magari ne proverò, se troverò altre cose magari ve ne faccio altri. Mi sono divertita tantissimo e mi è piaciuto tantissimo questo trattamento un po' diverso dal solito, e con questo quindi vi saluto, un bacione, ci vediamo al prossimo video, ciao!